oggi, proprio 3 settembre, si svolge a Todi una importante manifestazione, pensate che è il 20° anno, che il professor Francesco Bove, noto ortopedico, ha creato per sensibilizzare l'attenzione di tutti noi nei confronti della prevenzione dell'osteoporosi e dell'artrosi. Professor Bove, ecco, due patologie che una volta erano squisitamente femminili, che adesso sono diventate, direi, anche maschili, perché io sento parlare di osteoporosi anche per gli uomini, sento parlare addirittura di integrare la vitamina D, sì, anche per gli uomini, una volta era la vitamina delle donne. Colpisce anche l'uomo. Prima si parlava solo della donna perché era legato a un fenomeno ormonale, con la menopausa e la mancanza di certi ormoni, diciamo così genericamente, indebolivano la struttura dell'osso causando l'osteoporosi. Invece colpisce anche l'uomo perché l'effetto è quello legato all'aumento della durata della vita. Queste sono patologie degenerative e quindi si capisce bene, il corpo umano si consuma, mano a mano che si va avanti si consuma. Questo è il significato dell'osteoporosi. Io ho una mia vecchia teoria che l'ho chiamata quella delle 3 M, non so se è sempre valida, che è praticamente la M del mangiare, fondamentale all'alimentazione, sì, credo che lo sia, il movimento, l'attività fisica, e io dico anche i massaggi, perché i massaggi sono per la respirazione e l'ossigenazione della pelle, secondo me, sì, un grande aiuto. Ma quello della vitamina D, io lo voglio sottolineare, sinceramente, fino a qualche anno fa non lo sapevo neanche io. Noi sono 20 anni che parliamo di questa problematica, perché la vitamina D non è presente nell'alimentazione, esatto, comune, e quindi è difficile poter acquisire. La vitamina D si sviluppa dai raggi solari sulla pelle. Ma quanto però, sole dovremmo prendere? Non solo quanto sole, ma poi quando si è più avanti con gli anni, si è più coperti, non si è, certo, più così. E allora questa vitamina D va integrata, ma dobbiamo spiegare che cos'è, perché serve la vitamina D quando si parla di osteoporosi, perché ancora oggi il messaggio non arriva ben preciso. Noi, l'osso è costituito da calcio. Questo calcio con il tempo, come abbiamo detto, con l'andare avanti del tempo, diminuisce, si perde e quindi lo dobbiamo integrare. E il calcio lo integriamo con la dieta, con i derivati con il latte derivati del latte o con gli integratori. Ma se non c'è la vitamina D, questo calcio che noi ingeriamo non può essere assorbito. Dai. Ecco perché è importante la vitamina D. Ma vorrei aggiungere anche un'altra cosa, e lo stiamo vedendo in questa fase della pandemia, la vitamina D è importante non solo per la salute delle ossa, ma è importante per il sistema immunitario e quindi per la risposta dell'organismo ad agenti esterni come può essere un virus. È importante anche per il cuore e tutto questo non sono degli slogan, questo è, diciamo, stabilito da importanti ricerche scientifiche e dalle società scientifiche che dicono appunto questo, quindi non solo salute delle ossa, ma il sistema immunitario e il sistema cardiaco. Esattamente, sembrerebbe tra l'altro che mentre una volta veniva suggerito di fare delle terapie mensili o quindicinali, la somministrazione dovrebbe essere giornaliera perché riesce a stabilizzare anche la pressione, sì, che è una cosa, certo, importantissima. Questo è un messaggio che condivido e confermo dal punto di vista scientifico, deve essere giornaliera. Ma noi abbiamo un altro elemento importante che si deve aggiungere a questo, a questi stili di vita, che dobbiamo combattere la sedentarietà. Esatto, esatto. Perché il movimento, e quindi siamo alla terza M, è fondamentale. Noi abbiamo visto che gli astronauti, quando ritornano dalle missioni, in assenza di gravità presentano l'osteoporosi. Quindi l'individuo ha bisogno del contatto con la terra per trasmettere gli impulsi necessari all'osso di potersi rigenerare. Due parole veloci che siamo in chiusura su che tipo di attività fisica suggerirebbe professor Bove con, ecco, la sua esperienza. Non ci sono controindicazioni per l'attività fisica a qualunque età, però va moderata, va adattata al proprio corpo, quindi camminare, la bicicletta, il nuoto. E poi quando si vuol fare qualcosa di più specializzato bisogna ricorrere agli istruttori, cioè bisogna farlo sotto una guida, perché altrimenti da un rimedio creiamo un danno. Un danno.
Allora, ricordiamo quindi l'importanza della prevenzione, osteoporosi, vitamina D, movimento, movimento, movimento e la famosa camminata un'ora al giorno, la condivide? Certo, se abbiamo la possibilità, sì, con scarpe comode. Con scarpe comode, grazie professor Bove. E niente, come sempre, di grande aiuto un appuntamento su questi problemi che sono purtroppo i problemi di tutti, visto che la vita fortunatamente si è allungata.